cose a collare. Adesso ci mettiamo in piedi e diamo inizio a questa solenne celebrazione e affidiamo questa coppia che si accinge a diventare una nuova famiglia alla presenza del Signore e vogliamo metterle già sin da questo momento sotto la protezione della Vergine Maria perché li custodisca e li benedica ogni giorno della loro vita. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi, carissimi Gaspare ed Elisa, la Chiesa partecipa alla vostra gioia ed insieme con i vostri cari vi accoglie con grande affetto nel giorno in cui davanti a Dio nostro Padre decidete di realizzare la comunione di tutta la vostra vita. In questo giorno per voi di festa, Dio vi ascolti, mandi dal cielo il suo aiuto e vi custodisca. Dio realizzi i desideri del vostro cuore ed esaudisca le vostre preghiere. Ora, riconoscenti per essere divenuti figli nel Figlio, facciamo memoria del nostro santo battesimo, dal quale, come da seme fecondo, nasce e prende vigore l'impegno di vivere fedeli nell'amore. Ad ogni invocazione diciamo, noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Padre, nel battesimo del tuo figlio Gesù al fiume Giordano, hai rivelato al mondo l'amore sponsale per il tuo popolo. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Cristo Gesù, dal tuo costato aperto sulla croce hai generato la Chiesa, tua diletta sposa. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi fai risplendere in Gaspare ed Elisa la veste nuziale della Chiesa. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Dio onnipotente, origine e fonte della vita, che ci hai rigenerati nell'acqua con la potenza del tuo Spirito, ravviva in tutti noi la grazia del battesimo e concedi a Gaspare ed Elisa un cuore libero e una fede ardente, perché purificati nell'intimo accolgano il dono del matrimonio, nuova via della loro santificazione, per Cristo nostro Signore. Ora il ricordo del nostro battesimo, saremo aspersi con l'acqua benedetta e ci segneremo tutti con il segno della croce.
Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente, concedi a Gaspare ed Elisa, che oggi consacrano il loro amore, di crescere insieme nella fede che professano davanti a Te e di arricchire con i loro figli la Santa Madre Chiesa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Adesso potete mettervi seduti e chi deve leggere le letture è il momento adesso di salire. Dal Cantico dei Cantici. Una voce, l'amato mio, eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. L'amato mio somiglia a una gazzella o a un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, spia dalle inferriate. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto, o mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è incantevole. Il mio amato è mio e io sono sua. Egli mi dice: mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore, tenace come il regno dei morti è la passione. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma divina. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: sia con noi ogni giorno la bontà del nostro Dio. Sia con noi ogni giorno la bontà del nostro Dio. Liete parole mi sgorgano dal cuore. Io proclamo al Re il mio poema. La mia lingua è come stilo di scriba veloce. Sia con noi ogni giorno la bontà del nostro Dio. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Perciò Dio ti ha benedetto per sempre. O prode, cingiti al fianco la tua spada, tua gloria e tuo vanto, e avanza trionfante. Sia con noi ogni giorno la bontà del nostro Dio. Cavalca per causa della verità, della mitezza e della giustizia. Ami la giustizia e la malvagità detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato. Sia con noi ogni giorno la bontà del nostro Dio. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Il Re è invaghito della tua bellezza, è Lui il tuo Signore. Rendigli omaggio. Sia con noi ogni giorno la bontà del nostro Dio. Gli abitanti di Tiro portano doni, i più ricchi del popolo cercano il tuo favore. Entra la figlia del Re,
è tutta splendore, tessuto d'oro è il suo vestito. Sia con noi ogni giorno la bontà del nostro Dio. Dal libro al Siracide. No. C'è il segnale. Ah, questo, scusa. Ok. No. Il segnale è quello. Questo è il segnale. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, vi mostro la via più sublime. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri, avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è la carità. Non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio. Allora invece vedremo a faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità. Aspirate alla carità. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio in piedi. Alleluia, alleluia, alleluia. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io, in mezzo a loro. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: è lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Ed egli rispose: non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmine e disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne? Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Parola del Signore. Seduti. È bello stare vicini ed è bello confrontarsi così. Ecco, anche potevo rimanere lì al lambone, ma mi piace fare un discorso diretto proprio con voi che siete i celebranti. Il sacerdote in questo giorno è colui che accoglie il vostro impegno, la vostra promessa e vi benedice nel nome del Signore. Ma i protagonisti principali, i celebranti delle vostre nozze siete appunto voi stessi.
È un giorno di rendimento di grazie a Dio, innanzitutto per il dono della vita, il dono delle vostre famiglie, e se oggi siete queste persone così belle e stupende, non solo esteriormente, ma soprattutto nel vostro cuore, è grazie al sacrificio, grazie al grande insegnamento di papà e mamma vostro che vi hanno educato, anche non solo a rimanere nel rispetto, nell'accoglienza e nel reciproco amore, ma anche vi hanno trasmesso quei valori belli della fede. Avete due famiglie davvero speciali, belle. E questo certamente in questo giorno anche il tuo carissimo papà è unito e festeggia insieme con te. Io accanto a chi ti ha accompagnato all'altare, che penso che sia è tuo fratello che ti ha accompagnato all'altare, era lì papà, accanto a te che ti accompagnava e ti avvolgeva con il suo affetto e con il suo amore. Ecco che oggi vogliamo ricordarlo con grande affetto, papà Roberto, ed in questo giorno di festa vogliamo pregare perché dall'alto possa strappare ogni grazia che desidera il vostro cuore. Chi è nel mondo della verità è chiaro che sa quali sono i nostri bisogni e quelli del vostro cuore. Ed è bello che in questo giorno è proprio papà a strappare le grazie dalle mani del Signore, anche e soprattutto per quanto desidera il vostro cuore. È un giorno pertanto di grande festa, anche queste lacrime sono lacrime belle, di gioia, ecco, che professano anche la fede nella vita eterna, nella gloria della risurrezione. L'uno siete fatti per vivere accanto all'altro. Nulla avviene per caso. E per noi cristiani il fatto di giungere a questo giorno bello, che è il giorno delle vostre nozze, non è un destino. E qualcuno dice, sono destinato a stare insieme e quindi sono giunti qua all'altare. Ma noi che guardiamo e pensiamo con gli occhi della fede sappiamo che non è così. Nulla avviene per caso. Né che vi siete incontrati, né che siete stati tanti anni insieme fidanzati, né che siete giunti qui davanti all'altare e proprio sotto la protezione della Vergine Maria. Avete scelto questo luogo che è un santuario mariano, luogo per eccellenza dove Maria pone il suo sguardo di amore, dove c'è viva questa presenza di questa dolcissima mamma che ci avvolge, che ci protegge sempre. È stata bella la prima lettura che avete anche scelto voi dal Cantico dei Cantici, dove si esprime quell'amore stupendo. L'uno non può trovare la pace, la felicità, se non vive accanto all'altro e nel cuore dell'altro. Ed è bello che ciò che manca in te, Gaspare, ce l'ha Elisa, e ciò che manca in Elisa c'è in te. E questa è l'immagine della coppia perfetta. Due, quando la pensano alla stessa maniera, non possono andare mai d'accordo. Anzi, la vita diventa troppo monotona. È bello quando si è differenti, anche nel carattere, anche nel modo di pensare. L'uno compensa l'altro. E guarda che tu hai fatto un lavoro stupendo, perché hai catturato il cuore di Gaspare, che è un cuore così buono, è un cuore tenero, ed è un cuore anche che ha vissuto sempre nella massima riservatezza. Non è un ragazzo che è cresciuto in mezzo alla strada a fare chiasse insieme con gli altri. È un ragazzo che è cresciuto tra le mura domestiche, con l'affetto, con l'educazione e con il rispetto nei confronti degli altri. E tu sei riuscito a sedurre questo cuore. Bello. Vuol dire che ha trovato in te qualcosa di speciale, Gaspare. Ecco, per farsi condurre così ed innamorarsi così perdutamente, hai fatto qualcosa di speciale. Ed anche tu, Gaspare, hai catturato il cuore di Elisa. Ed è bello che siete qui proprio con il vostro impegno di vivere fedeli nell'amore, nel rispetto, anche nell'accoglienza l'uno nei confronti degli altri. Ecco, siete ragazzi che siete cresciuti, come vi dicevo, in famiglie meravigliose che vi hanno saputo trasmettere quei valori che sono certo che anche voi, diventando genitori saggi e forti, ecco, siete pronti a trasmetterli anche ai vostri figli. Quando due ragazzi crescono come famiglie, come voi, è davvero un tesoro grande, è qualcosa di speciale. In questo mondo si deve essere pronti anche al combattimento, alle sfide che il mondo di oggi ci pone dinanzi. E voi siete pronti. Siete due guerrieri e tanto ci avete tenuto a questo giorno che avete curato ogni minimo dettaglio. Ed è bello che siete qui.
Ed è bello che ci uniamo anche, oggi siamo in diretta al canale YouTube, streaming, ecco, della comunità, della parrocchia. Ed è bello che ci uniamo anche e si uniscono insieme a noi tante persone che in questo momento pregano per voi. Ed è bello questo, ecco, sentirsi accompagnati dall'affetto, anche da chi ci chiede delle preghiere, noi che siamo qui sotto il manto della Vergine Maria. Che davvero Maria possa custodirvi sempre e voi possiate ricordarvi del Signore ogni giorno, anche con la vostra semplicità, che è ciò che vi caratterizza. Sappiate ricercare il Signore sempre, appena svegli, prima di andare a letto, anche quando potrà nascere quella piccola incomprensione. Non andate a letto con il broncio, ma sappiate risolvere subito qualsiasi cosa possa succedere. E questa mano che vi stringete così forte, la dovete stringere ogni giorno. E sappiate condividere tutto della vostra vita, gioie e dolori, quando c'è qualche indecisione, quando c'è qualche dubbio. Ecco, sappiate affrontarlo insieme. Dio è al vostro fianco. Dio, se vi ha chiamati e vi ha condotti qui davanti al suo altare, vi accompagnerà ogni giorno della vostra vita. Anche chi è in cielo, i vostri cari nonni, ecco, che sono certo che ricordate con affetto, e tutti i vostri cari che vi hanno circondato, che vi hanno dato tanto amore e che in questo momento pregano per voi, ecco, sappiate sentirli vicini, accanto a voi, con il loro affetto. Nulla mai potrà spegnere quell'amore bello tra noi e i nostri cari, neppure la morte può spezzare questo grande amore. È quello che ci lega. Noi siamo davvero fratelli e sorelle e siamo stati redenti dal sangue di Gesù. E questa unione che c'è tra di noi è un'unione che non avrà mai fine. Né morte né vita potrà mai separarci da quest'amore in Cristo Gesù, nostro Signore. Che davvero Gesù possa benedirvi e la Vergine Maria vi custodisca ogni giorno della vostra vita. Amen. In piedi, i testimoni, avvicinatevi accanto agli sposi. Eccoci giunti a questo momento, carissimi Gaspare ed Elisa. Siete venuti insieme nella casa del Padre perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceve il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al Ministro della Chiesa e davanti alla comunità. Voi siete già consacrati mediante il battesimo. Ora Cristo vi benedice e vi rafforza con il sacramento nuziale, perché vi amiate l'un l'altro con amore fedele ed inesauribile e assumiate responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. Gaspare ed Elisa, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. Sì. Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Sì. Sì. Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e a educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Sì. Sì. Se dunque è vostra intenzione unirvi in matrimonio, datevi la mano destra ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso. Io, Gaspare, accolgo te, Elisa, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e di onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Elisa, accolgo te, Gaspare, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Avvicinate la mano. Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe,
il Dio che nel paradiso ha unito Adamo ed Eva, confermi in Cristo il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi sostenga con la sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce. Amen. Chi è che porta gli anelli nuziali? È l'una. Vieni Luna, fatti vedere. Ciao. Me lo dai un bacio Luna, mi saluti. Ciao. Signore, benedici questi anelli nuziali. Gli sposi che li porteranno custodiscano integra la loro fedeltà. Rimangano nella tua volontà e nella tua pace e vivano sempre nel reciproco amore. Per Cristo nostro Signore. Elisa, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gaspare, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Adesso giratevi, siete marito e moglie. Un applauso agli sposi, auguri. Dai un bacio a tua moglie. Adesso gli sposi mettetevi un attimino in ginocchio, vogliamo chiedere a Dio di effondere il dono del suo Santo Spirito su questi sposi perché li adombri con il suo amore e li renda un cuor solo e un'anima sola. Padre Santo, tu hai fatto l'uomo a tua immagine, maschi e femmina li hai creati perché l'uomo e la donna uniti nel corpo e nello spirito fossero collaboratori della tua creazione. O Dio, per rivelare il disegno del tuo amore, hai voluto adombrare nella comunione di vita degli sposi quel patto di alleanza che è stabilito con il tuo popolo, perché nell'unione coniugale dei tuoi fedeli, realizzata pienamente nel sacramento, si manifesti il mistero nuziale di Cristo e della Chiesa. O Dio, stendi la tua mano su Gaspare ed Elisa ed effondi nei loro cuori la forza dello Spirito Santo. Fa, o Signore, che nell'unione da te consacrata condividano i doni del tuo amore e diventando l'uno per l'altro segno della tua presenza siano un cuor solo e un'anima sola. Dona loro, Signore, di sostenere anche con le opere la casa che oggi edificano. Alla scuola del Vangelo preparino i loro figli a diventare membri della tua Chiesa. Dona a questa sposa, Elisa, benedizione su benedizione, perché come moglie e madre diffonda la gioia nella casa e la illumini con generosità e dolcezza. Guarda con paterna bontà Gaspare, suo sposo, perché forte della tua benedizione adempia con fedeltà la sua missione di marito e di padre. Padre Santo, concedi a questi tuoi figli, che uniti davanti a te come sposi comunicano alla tua mensa, di partecipare insieme con gioia al banchetto del cielo, per Cristo nostro Signore. In piedi gli sposi, i testimoni potete tornare al vostro posto, anche se siete già lì. Chi è che deve leggere la preghiera dei fedeli? Si avvicini adesso qua accanto a me. Fratelli e sorelle carissimi, consapevoli del singolare dono di grazia e carità
per mezzo del quale Dio ha voluto rendere perfetto e consacrare l'amore dei nostri fratelli Gaspare ed Elisa, chiediamo al Signore che, sostenuti dall'esempio e dall'intercessione di tutti i santi, essi custodiscano nella fedeltà il loro vincolo coniugale. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Perché Gaspare ed Elisa, attraverso l'unione santa del matrimonio, possano godere della salute del corpo e della salvezza eterna, preghiamo: ascoltaci, Signore. Perché il Signore benedica l'unione di questi sposi, come santificò le nozze di Cana, preghiamo: ascoltaci, Signore. Perché il Signore renda fecondo l'amore di Gaspare ed Elisa, conceda loro pace e sostegno, ed essi possano essere testimoni fedeli di vita cristiana, preghiamo: ascoltaci, o Signore. Perché il popolo cristiano cresca di giorno in giorno nella certezza della fede e tutti coloro che sono oppressi dalle difficoltà della vita ricevano l'aiuto della grazia che viene dall'alto, preghiamo: ascoltaci, o Signore. Perché lo Spirito Santo rinnovi in tutti gli sposi qui presenti la grazia del sacramento, preghiamo: ascoltaci, Signore. Ed ora, in comunione con la Chiesa del Cielo, invochiamo l'aiuto e l'intercessione di tutti i santi. Santa Maria, Madre di Dio, Santa Maria, Madre della Chiesa, Santa Maria, Regina della Famiglia, San Giuseppe, Sposo di Maria, prega per noi. Santi Michele, Gabriele e Raffaele, pregate per noi. Santi Angeli di Dio, pregate per noi. Santi Gioacchino ed Anna, Santi Zaccaria ed Elisabetta, pregate per noi. San Giovanni Battista, Santi Pietro e Paolo, pregate per noi. Santi Apostoli ed Evangelisti, pregate per noi. San Vito, prega per noi. San Mamiliano, prega per noi. Santi Martiri di Cristo, pregate per noi. Santi Aquila e Priscilla, pregate per noi. Santi Mario e Marta, pregate per noi. Santa Monica, prega. San Paolino, Santa Brigida, prega. Santa Rita, prega. Santa Francesca Romana, San Tommaso Moro, prega per noi. Santa Giovanna Beretta Molla, prega per noi. San Gaspare, prega per noi. Santi e sante tutti di Dio, pregate per noi. E fondi, o Signore, su Gaspare ed Elisa lo spirito del tuo amore, perché diventino un cuor solo e un'anima sola. Nulla separi questi sposi che tu hai unito, e ricolmati della tua benedizione, nulla li affligga, per Cristo nostro Signore. Adesso l'assemblea, potete sedere, le quattro persone che dovete portare i doni li trovate in fondo nel tavolinetto, in fondo alla chiesa, sulla sinistra. Seduti.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. In piedi preghiamo. Dio Onnipotente, esaudisci le nostre preghiere. Volgi il tuo sguardo benevolo sui doni che ti offriamo per Gaspare ed Elisa uniti nel vincolo santo, perché con la forza di questi santi misteri siano confermati nel tuo amore e nella carità vicendevole. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua benevolenza hai creato l'uomo e la donna e li hai innalzati a così grande dignità da imprimere nella loro unione la vera immagine del tuo amore. Così la tua immensa bontà, che in principio ha creato l'umana famiglia, la chiama a vivere la sua vocazione di amore verso la gioia di una comunione senza fine. In questo disegno stupendo, il sacramento che consacra l'amore umano ci dona un segno e una primizia della tua carità per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui, con gli angeli e tutti i santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Mettetevi in ginocchio. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo aver cenato, allo stesso modo prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche di Gaspare ed Elisa, che hai voluto condurre al giorno delle loro nozze. Per tua grazia vivano sempre nell'amore vicendevole e nella pace. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, del nostro fratello Roberto e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Rosalia e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. E la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, datevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
ci mettiamo in piedi, preghiamo. Concedi, Dio Onnipotente, che la grazia del sacramento ricevuto cresca di giorno in giorno nella vita di questi sposi Gaspare ed Elisa e che tutti possiamo sperimentare i frutti del sacrificio a te offerto, per Cristo nostro Signore. Oggi, carissimi Gaspare ed Elisa, avete celebrato il sacramento del matrimonio, manifestando il vostro consenso dinanzi a me e ai vostri testimoni. Oltre alla grazia divina e gli effetti stabiliti dai sacri canoni, il vostro matrimonio produce anche gli effetti civili, secondo le leggi dello Stato. Vi do quindi lettura degli articoli del Codice Civile riguardanti i diritti e doveri dei coniugi, che voi siete tenuti a rispettare e ad osservare. Il primo articolo è articolo 143. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Poi entrambi i coniugi sono tenuti ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo a contribuire ai bisogni della famiglia. Articolo 144. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Ed infine articolo 147, il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni secondo quanto previsto dall'articolo 315 bis. Ora, prima della benedizione, ecco, vi potete accomodare, si avvicinano gli sposi e i testimoni al tavolo per firmare il duplice atto di matrimonio, uno che rimane nel registro chiaro del santuario e l'altro viene mandato al comune per essere registrato.
Adesso ci mettiamo in piedi. C'è la zia Giovanna che ha qualcosa da dirvi, una preghiera speciale alla Vergine Maria per voi, carissimi sposi. Ascoltiamo la zia Giovanna che viene qui. Vieni qua accanto a me. O Vergine Immacolata, oggi per divina bontà il sogno di Gaspare e Elisa si è avverato nella grande realtà del sacramento del matrimonio. Noi amici e parenti li affidiamo a te. O Maria, tu che sei la più intemerata delle spose, la più amabile delle madri, benedetta fra tutte le donne, stendi il manto della tua protezione su questa nuova famiglia. E come un giorno a favore di due giovani sposi impetrasti Gesù il suo primo miracolo. Schiudi anche oggi su di loro il cuore sacratissimo del tuo figlio benedetto, fonte delle divine misericordie. Benedici, o Maria, il loro scambievole amore. Rendilo generoso e fedele, casto e santificante, rigoglioso e fecondo. Illumino, Vergine Santa, tutti i loro passi, guida il loro cammino, accompagnali attraverso le alterne vicende della vita, sino a quella della riva beata, ove Dio attende ogni uomo che in Lui si affida e confida. Amen. Amen. Vogliamo ringraziare la zia Giovanna anche con un applauso. Ora, prima della benedizione, vogliamo tutti consegnare questa stupenda famiglia, Gaspare ed Elisa, all'intercessione della Vergine Maria, e vogliamo affidare anche tutte le intenzioni del nostro cuore, le intenzioni di tutte le nostre famiglie e di quanti si sono uniti attraverso il canale YouTube. Diciamo insieme: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Inchinate il capo per ricevere la benedizione. Dio Padre Onnipotente vi comunichi la sua gioia e benedica la vostra unione con il dono dei figli. Amen. L'unigenito Figlio di Dio vi sia sempre vicino e vi assista nell'ora della serenità e nell'ora della prova. Amen. Lo Spirito Santo di Dio effonda sempre il suo amore nei vostri cuori. Amen. E su voi tutti che avete partecipato a questa santa liturgia nuziale, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Ecco, ora, carissimi sposi, vi viene consegnata questa immagine della Vergine Maria e della Madonna Milicia, che il parroco stesso vi consegna e vi fa dono. Poi ho pensato a voi con questa piccola icona, che è l'immagine della Sacra Famiglia, dove c'è anche l'immagine di San Giuseppe che è giovane, in genere rappresentato più anziano, appunto per la sua saggezza. Ma qui è molto giovane, c'è questa tenerezza proprio di questo bimbo che è Gesù, che è avvolto proprio dall'affetto di papà e di mamma. E questa deve essere l'icona vostra, il nostro augurio più bello che vogliamo farvi, perché nella vostra famiglia possano regnare sempre quelle virtù della Santa Famiglia di Nazareth. Una buona e santa serata a tutti. Viva gli sposi, auguri!
only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, I know you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Come along with me and don't be scared. Catch my breath.